Sarà una festa questa degli alpini torinesi, ma non solo, di tutti gli alpini piemontesi, di tutti gli alpini italiani. Sì, io l'ho detto prima, è un motivo di orgoglio particolare il fatto che questa sia stata la prima sezione in assoluto dell'ANA e dal Piemonte sono nate poi tante cose. Questa è stata l'inizio di una grande storia, di una gran bella storia che coinvolgerà tutta la città durante tutto l'anno con diverse manifestazioni. Questo è stato l'atto ufficiale ed è importante che ci sia un segnale in questo luogo anche per coloro che passeranno e si ricorderanno dove è nato la sezione di Torino. Da lì poi sono fatte tante cose importanti che permettono oggi a tutti coloro che sono qua di portare con orgoglio questo cappello e di continuare a impegnarsi per dare una mano agli altri in questa nostra società. Lei è originario di Cavour e ha ricordato nel suo discorso gli alpini delle nostre vallate, delle valli valdesi. Che cosa significa per loro, per la loro identità, essere stati, essere alpini? Perché la penna si porta per tutta la vita, la penna sul cappello. Allora, ho fatto riferimento al fatto che l'Associazione Nazionale Alpini tiene insieme persone di tipologie molto diverse, di provenienze societarie, culturali, religiose addirittura diverse. Purtroppo i momenti tragici delle guerre hanno messo insieme persone in momenti di difficoltà e nelle difficoltà ci si aiuta sempre uno con l'altro. Le comunità delle nostre valli stanno insieme nell'Associazione Nazionale Alpini e portano avanti insieme quelli che sono i nostri valori ed è un motivo di orgoglio anche questo e lo troviamo nelle nostre valli ma in tante situazioni in tutta Italia e in tutto il mondo. Pensate che ci sono alpini in Australia, in Canada, in Russia.